ragazzi, buongiorno. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti. Oggi per noi è una giornata in particolare perché si inserisce all'interno del progetto Legalità. Ci prepariamo a ricordare il giorno della memoria del 27 gennaio, che appunto ricorderemo in maniera più specifica lunedì prossimo, ma noi già da diverse settimane ci siamo preparati a questa giornata attraverso tutta una serie di attività che abbiamo svolto e di cui voi siete stati i principali protagonisti e che oggi vogliamo presentare, vogliamo socializzare e soprattutto lo facciamo perché vogliamo conoscere meglio le figure di alcuni dei testimoni della Shoah. E lo facciamo infatti con la presenza qui con noi, come vedete, di alcuni signori e della signora che adesso andremo a presentare e subito dopo il saluto da parte del nostro dirigente scolastico. Grazie professoressa. Allora, come diceva, giornata particolare che noi ripercorriamo ogni anno con lo scopo principale, la giornata è in memoria, sì, memoria, però bisogna avere memoria di quello che è successo, perché solo facendo memoria di quello che è successo possiamo andare ad impostare delle riflessioni, quest'anno impostate in maniera diversa grazie al dottore Palermo che ha dato lo spunto per far sì che non andiamo troppo lontano nella nostra memoria. Ricordiamo persone di Randazzo o dei dintorni che adesso porteranno la loro esperienza, ma con uno scopo importante, cioè non guardiamo a fatti che succedono lontano da noi, sono fatti che ci hanno interessato direttamente, sono fatti del nostro vicino di casa, sono fatti di nostri parenti. E quindi, anche se la vostra età è il momento particolare per cui magari dici vabbè mamma che mi interessa, però se oggi capirete che questo se a me non mi interessa non fa parte della nostra cultura, non deve far parte della nostra cultura, perché il concetto a me non interessa non è altro che l'indifferenza verso i problemi degli altri. Questo non è un problema degli altri, è un problema nostro, che purtroppo in alcuni atteggiamenti di questo momento particolare si stanno riverificando. In altri termini, in altri posti, non lo sappiamo. Possibilmente queste situazioni che si stanno di nuovo venendo a generare potrebbero toccarci in prima persona. A scuola noi facciamo inclusione, socializzazione, non c'è differenza fra i ragazzi italiani e i ragazzi che vengono da altre nazioni, e quindi dobbiamo stare attenti affinché l'inclusione sia vista nella massima libertà ed espressione della libertà degli altri. Io non mi dilungo, lascio spazio agli interventi che mi seguiranno, che saranno sicuramente importantissimi e vi faranno riflettere sulla problematica di oggi. Quest'anno 2020 ricorre il 75esimo anno della chiusura del più grande campo di concentramento, Auschwitz. Quindi anche questa è una ricorrenza, però le ricorrenze sono tali solo se noi li focalizziamo e li mettiamo all'interno dei nostri contesti scolastici. Solo così voi oggi, piccoli ragazzi, domani potreste essere i portatori di questa memoria che noi stiamo cercando di veicolare e che i signori che sono qua tentano di veicolare, perché loro sono quelli che oggi sono più direttamente interessati, perché non l'hanno vissuti direttamente i fatti legati a questo periodo maledetto, però hanno vissuto il racconto diretto dei loro parenti e quindi hanno dentro di loro quelle grandi problematiche e difficoltà di quel momento
che è legato, come dicevo prima, all'indifferenza. Il vicino di casa con cui ieri io magari parlavo e mangiavo, il giorno in cui questi signori sono stati portati via da casa, hanno fatto finta di niente e si sono girati dall'altra parte. Noi non ci dobbiamo girare dall'altra parte nei confronti di questi fatti e di altri fatti. Grazie. Bene ragazzi, io adesso vi presento appunto i nostri ospiti. E sicuramente il giorno della memoria è ricordato come la Shoah, diciamo il giorno in cui appunto, come diceva il nostro dirigente, si sono aperti i cancelli di Auschwitz per la liberazione appunto dei deportati in questo campo di sterminio. Però voi vi potete anche chiedere: ma come mai ci sono qui queste persone? Sono ebrei? No, non sono ebrei, sono italiani non ebrei. Ma perché allora sono qui da noi? Lo sappiamo perché ci siamo preparati per questa giornata, ma la cosa importante è anche ricordare che il giorno della memoria, che è stato istituito a livello internazionale dall'ONU nel 2005, è stato anticipato dal Parlamento italiano con una legge che è stata fatta nel 2000, nella quale si riconosceva l'importanza di ricordare non soltanto gli ebrei che sono stati sterminati nei lager nazisti, ma di ricordare anche tutte quelle persone che sono state vittime della ferocia nazista, e tra questi appunto anche i deportati i deportati politici, così come è stato un deportato politico il papà della signora Antonietta Garufi, che è qui presente e che noi abbiamo imparato a conoscere in questi giorni, in queste settimane, attraverso questo libro che tutti avete visto attraverso le fotocopie, perché è un'opera, diciamo, importante e preziosa. Non sono tanti le copie che girano di questa testimonianza preziosissima che abbiamo. Appunto, il papà della signora era un deportato politico e adesso, attraverso le sue dirette parole, le parole della figlia, impareremo a conoscerlo un pochettino meglio rispetto a quello che abbiamo potuto fare attraverso il diario. E poi conosceremo anche i parenti di questi due signori, che del signor Marco Vagliasindi, che è il nipote di Renato Vagliasindi, e il signor Vito Gullotto, che è il nipote del signor Salvatore Fornito. Renato Vagliasindi e Salvatore Fornito sono stati due militari, abbiamo conosciuto anche loro, voi avete realizzato anche quel bellissimo cartellone che proprio rappresenta in maniera incisiva il naufragio del piroscafo Oria. Erano appunto due soldati, un soldato e un sottotenente, che sono stati anch'essi imbarcati su quella carretta del mare, così come è stato definito il piroscafo, per essere poi portati nei lager nazisti. Non ci sono arrivati, così come abbiamo come siamo venuti a conoscenza attraverso le fonti che abbiamo studiato, attraverso i documenti, ma anche loro dovevano essere tra quelle migliaia di internati militari vittime appunto del nazismo. Quindi col giorno della memoria noi non ricordiamo soltanto gli ebrei, questo è importante sottolinearlo, perché questo è il senso di questa giornata. Noi vogliamo ricordare anche i deportati politici, gli internati militari e in modo particolare quelli che sono più vicini a noi, come diceva poco fa il nostro preside. E purtroppo anche Randazzo, come sapete, è stata distrutta proprio durante la Seconda Guerra Mondiale, ha avuto anche le sue vittime, ha pianto anche i suoi figli, in modo particolare per questi due soldati non c'è stata neppure la possibilità di piangere i loro corpi, perché purtroppo i loro corpi non sono stati mai ritrovati. Allora io adesso voglio passare la parola al signor Vito Gullotto e poi di seguito anche agli altri ospiti, che ci diranno, ci racconteranno appunto la storia dei loro parenti, e poi invece
E voi, così come avete fatto in questi giorni di preparazione, avrete modo di chiedere loro qualche cosa, diciamo, che vi ha colpito di più, qualcosa su cui vi siete particolarmente soffermati insieme alle vostre insegnanti, che ringrazio anche per la collaborazione che hanno avuto nel mandare avanti questo progetto. Signor Gullotto, prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto io è doveroso ringraziare il dirigente scolastico che ha permesso questa manifestazione assieme al presidente dell'associazione Civitas. Ringrazio la professoressa Bruni in particolare, che è stata la mia interlocutrice, e tutte le docenti e gli alunni che con grande interesse hanno partecipato a questo progetto. Allora, io, come già anticipato la professoressa, sono il nipote del soldato Salvatore Fornito che è scomparso durante il naufragio del piroscafo Oria del 12 febbraio del 1944, cioè quest'anno ricorre il 76esimo anniversario. Cioè, per arrivare direttamente, diciamo, a parlare di questa vicenda, dobbiamo innanzitutto contestualizzare il periodo storico. Cioè, l'8 settembre viene firmato l'armistizio tra il governo italiano e le forze alleate, gli americani. Allora, tutti i militari italiani che si trovano fuori dal territorio nazionale si ritrovano allo sbando, cioè i comandi non hanno più delle disposizioni precise, regna la confusione e il caos. E mio zio, assieme al sottotenente Renato Vagliasindi, che è lo zio, lo zio di Marco, si trovavano tutti e due nell'isola di Rodi. L'isola di Rodi, che già da diverse decenni faceva parte dei domini italiani nell'Egeo. E nel giro di pochi giorni, a causa, diciamo, di alcune inefficienze nei comandi, purtroppo, i soldati italiani vengono fatti prigionieri. Nell'isola ci sono, si stima, dai 15.000 ai 20.000 militari italiani. Questi militari vengono fatti prigionieri e successivamente, per alleggerire, diciamo, i fabbisogni, cioè le scorte, dato che le scorte praticamente erano molto ridotte, questi militari vengono imbarcati su mezzo di fortuna per essere portati sulla terraferma da Rodi al Pireo di Atene e successivamente poi, tramite le tradotte, inviati in Germania nei campi di lavoro, cioè come rientrava nei piani della Weimar, del Führer. E purtroppo praticamente a causa di questi spostamenti sono compiute delle tragedie, in quanto le navi italiane, cioè le navi di fortuna che i tedeschi utilizzavano per il trasbordo dei prigionieri, alcune sono state direttamente silurate dai cacciatorpediniere inglesi, ricordiamo per questo proposito la Donizetti, alcune, come nel caso dell'Oria, invece è affondata a causa di una tempesta. Perché l'Oria era al secondo trasbordo, perché due giorni prima c'era stato un altro viaggio a cui, che fortunatamente era data a buon fine, a cui aveva partecipato. In questo viaggio si trovava pure un politico italiano di spessore, Alessandro Natta, che poi è stato successivamente segretario del Partito Comunista Italiano e ha scritto pure un libro, L'altra resistenza. Cioè, a voler sottolineare che la resistenza non l'hanno fatta soltanto i partigiani come luogo comune, ma l'hanno fatta anche tutti quei militari che, rifiutando di aderire al fascismo e al nazismo, hanno dato un contributo significativo alla causa della democrazia e della libertà. Allora, questo piroscafo parte dal porto di Rode l'11 febbraio del 1944 e poteva contenere al massimo 800 passeggeri, ma ne sono stati caricati 4.000 più merci varie. E durante la notte, a causa di una tempesta, il piroscafo naufraga proprio vicino sulle coste greche, a Kaposunion, vicino all'isola di Patroclo. E per alcuni giorni il mare, cioè racconta attraverso le testimonianze di alcuni pescatori greci, per alcuni giorni sul mare, il mare era pieno, per alcuni giorni, settimane, forse anche mesi, il mare era pieno di cadaveri, dei cadaveri dei 4.000 soldati italiani, che alcuni sono stati spiaggiati, alcuni sono rimasti in fondo al mare. Purtroppo, a causa, diciamo, del caos che segnava in quegli anni, le famiglie non sono mai state correttamente informate.
le informazioni erano stringate, streminzite, e possiamo dire che solamente grazie, diciamo, alle ricerche compiute da alcuni familiari dei dispersi, da circa 10 anni a questa parte si è ricostruita la memoria storica e oggi possiamo dire di aver scoperto nuovamente il posto del relitto. E si è recuperata la lista degli imbarcati, che è stato un documento importante che ha permesso di raggiungere sinora tantissime famiglie, e si è costituita inoltre una rete di familiari attraverso la quale c'è un coordinamento, diciamo, una rete orizzontale senza gerarchie, attraverso il quale c'è un coordinamento comune. E un risultato importante è stato realizzato in occasione del 70° anniversario. Nel luogo preciso del promontorio di Caposunione è stato realizzato un monumento alla memoria di questi caduti. Il valore del sacrificio che qui vogliamo ricordare, così evidenziare, sta nel fatto che questi militari non erano stati obbligati da qualcuno ad aderire più o meno al nazifascismo, ma è stata una scelta spontanea, erano liberi di scegliere. Però loro, di loro spontanea volontà, e quasi tutti, possiamo dire che tutti i militari italiani, scelsero di aderire, di rimanere fedeli allo Stato italiano, cioè alla monarchia, e di mantenere alto, diciamo, verso il giuramento che loro avevano prestato nei confronti della patria. E quindi questa scelta, praticamente, che in tanti casi condannò questo militare, fu praticamente una scelta libera, spontanea, che ci porta oggi a dover riflettere e a ricreare la memoria storica, soprattutto verso di voi che siete le future generazioni, per portare sempre avanti i valori di democrazia e di libertà, perché non sono dei valori scontati, cioè sono praticamente delle conquiste che noi dobbiamo grazie a chi c'è stato prima di noi. E che purtroppo oggi, come diceva il dirigente scolastico, regna il pensiero unico, cioè il tentativo di imporre il pensiero unico, l'antisemitismo, il razzismo, e diciamo il valore, diciamo, di questo sacrificio dovrebbe servire soprattutto a portare avanti, diciamo, le idee, la consapevolezza della libertà e dei valori di democrazia. Grazie. Buongiorno ragazzi. Io sono Marco Agliesini, il nipote di Renato. Ho addosso una patologia ereditaria, quindi non posso esprimermi bene. Comunque già vi ha accennato il signor Collotto la storia dell'avvenimento del piroscopo. E in pratica è uguale, che erano nella stessa barca, e quindi vi ha già detto tutto lui. Io posso solo accennarvi al fatto che ho iniziato le ricerche quando, dopo la morte di mio padre, ho trovato la collanina di ricordo, la collanina che portavano i militari. E quindi da lì ho iniziato le ricerche, appunto come aveva accennato il signor Gullotto, con tutti gli altri, e tramite anche l'aiuto del dottor Palermo, che è qui presente, ricerche, archivi e tutto quant'altro. E vi prego, ho letto alcune domande che poi magari ho scritto le risposte, di continuare voi il nostro lavoro, perché io non so quando potrò vivere ancora, e quindi voi siete ragazzi e cercate di fare il vostro meglio. Grazie. Ringrazio, come hanno fatto gli altri ospiti, il preside, gli insegnanti,
e il dottor Palermo. Scusatemi, io sono molto, ma molto emozionata, perché quando si avvicina il giorno della memoria, per me già c'è un'aria di tristezza, pensieri che si accavallano, però allo stesso tempo devo avere il coraggio che mi ha sempre, cioè mio papà mi ha sempre incitato a dire: devi essere coraggiosa, devi sapere, i giovani devono sapere. Per cui mi trovo qui con voi, perché voi appunto siete la memoria del futuro. Quando papà mi raccontava di questa sua triste esperienza, all'inizio eravamo piccoli, io sono la grande e poi dopo di me ci sono tre fratelli, però comunque ci sbagliamo di poco a differenza, io essendo la maggiore comunque era quella che recepivo, ma comunque all'inizio era sempre una favola, perché mentre la nonna ci raccontava di Giuffà, e avete sentito parlare, vero, di Giuffà? Ecco, sì, queste favole. E papà invece ci raccontava questa favola che era molto triste, una favola dolorosa. Però poi man mano crescendo, ovviamente abbiamo capito che non era una favola, insomma era un racconto. Poi alla fine, grande, abbiamo capito che è storia viva, storia sofferta. Amen. Allora, non so, vi racconto un po' così l'inizio di questa storia. Allora, il papà nel 1939 partì per il militare a servire la nostra patria. Lui, prima di essere prigioniero, ovviamente è stato anche un soldato, quindi è stato in Jugoslavia nel 1939, in Francia nel 1940, in Albania, in Jugoslavia nel 1941. Dunque, nell'anno 1942, per sua esplicita richiesta, passò nell'arma dei carabinieri. Poi, subito dopo l'8 settembre 1943, giorno dell'armistizio, rifiutò di aderire alla Repubblica di Salò e si schierò dalla parte della Resistenza. Se non che, combattendo con i partigiani della Brigata Osoppo, cadde prigioniero dai soldati ovviamente della SS. Quindi c'è scritto questo tutto nel libro, ma io in poche parole così vi accenno. Quindi prendono del filo spinato ovviamente e lo legano e poi lo portano nel carcere di Fadies, la zona qua del carcere di Udine. Lì viene torturato, quindi viene picchiato, bastonato, frustato. Addirittura un occhio viene quasi distrutto, e quindi pugni nel naso, buttato a terra, calci nella pancia, dicendogli sempre: di chi sono i tuoi compagni, cosa hai fatto, hai ucciso, insomma viene torturato benvenino. Poi da lì viene costretto a salire su un camion e portato in un luogo, insomma la storia è un po' lunghetta. Comunque poi vanno in una chiesetta dove trova altri che erano da lì da tre giorni, e addirittura bevevano l'acqua dei fiori, e c'era questo sacerdote che li aiutava, li sosteneva moralmente, li dava coraggio. E poi viene letta, alla fine viene letta la sentenza. La sentenza è la fucilazione. Loro, vediamo se c'è scritto qua, che non mi ricordo le date, le cose. Quindi fu lui accusato di passaggio al nemico con le armi, diserzione, tradimento alla Repubblica di Salò e di aver ucciso tedeschi e fascisti. Per i citati reati fu condannato alla pena capitale, che doveva essere eseguita mediante fucilazione il 2 ottobre del 1944, ma il giorno prima dell'esecuzione, scusate, il maresciallo nazista Kersling, comandante della zona adriatica, le commutò la pena in 10 anni di lavori forzati e in 10 anni di reclusione,
e lo stesso giorno fu trasportato per via ferrovia in Germania. Poi raggiunse il 5 ottobre del 1944 il lager nazista di Dachau ed ebbe la matricola di deportato politico, perché loro non venivano più chiamati, lo sapete, vero, per nome, mediante un numero. Il suo numero era 112887. Così per lui ebbe inizio una spaventosa avventura, durata fino alla tarda primavera dell'anno successivo e vissuta sullo sfondo sinistro e macrobo dei campi di sterminio. Nel lager di Dachau, assieme ad altri, fu messo in recinti per 17 giorni. I nazisti chiamavano questo periodo il periodo di quarantena ed erano chiusi come animali, senza possibilità di lavarsi ed espletare i bisogni fisiologici nell'intimità di un luogo chiuso. Il vitto che davano consisteva in una brodaglia di crauti che faceva venire la diarrea e in 125 grammi di pane nero, accompagnato da un'oncia di margherina e senza possibilità di bere in libertà. Quindi non si soffriva solo di fame, ma si soffriva anche di sete, soprattutto, che poi la sete è ancora più brutta. Nelle baracche del campo la notte dovevano dormire in nudità assoluta per 2-3 ore, mentre i pidocchi erano i loro amici più affezionati e passeggiavano indisturbati in tutto il loro corpo. Nel libro mio padre addirittura diceva che li invidiava perché loro erano liberi, mentre i deportati non avevano nessuno. I pidocchi invece tranquillamente potevano spostarsi. Durante la giornata lo facevano lavorare forzatamente per 2 ore. Per 20 ore, scusate, quale 2 ore? Invece il riposo era 2-3 ore. Dopo circa 8 mesi di questa disumana vita, fu trasferito nel lager di Buchenwald e fu stipato con altri 4 deportati dentro una nicchia. Ragazzi, immaginate, questa era larga 80 centimetri e alta 50 e lunga 1,50 m. Mio padre era oltre 1,80 m, pensate come doveva riposare. C'entrava secondo voi, se vi fate il conto? Doveva passare delle giornate lì dentro e anche delle nottate. Dopo pochi mesi, per un avvenuto incendio nel campo dove stava per morire, fu internato nel lager di Orkdruf. Lui comunque racconta nel libro tanti episodi di amicizia, di solidarietà. Lui viene salvato da un ragazzo, perché lui incontra poi ragazzi, lui era un 24enne verso la fine, sì, ma ha conosciuto ragazzi della vostra età, un pochino più grande, 15, 16 anni, 19, ad esempio questo ragazzo di 19 anni l'ha salvato come dall'incendio, perché lui è andato in un momento che mio padre stava male. Forse voi con la professoressa un po' avete letto, quindi sapete un po', no? Come si svolge. E questo ragazzo chiede, sei italiano? Sì. Chiede, hai qualche pezzettino di pane, qualche briciolina di questo pane nero? E lui gli dice, sì, ce l'ho sotto il cuscino, però vedi che è sporco. Questo lo prende e ne lascia, dice, te ne lascio un pezzettino. No, lo puoi mangiare. No, io non ho fame così. Allora questo qua, come lo ricompensa? Dice, io ho solo sete. Quindi rischia la vita con una bottiglietta di limonata di vetro, va nelle lavanderie delle SS e raccoglie un po' di schiuma, di saponata, e gliela porta a mio padre. E lui, mio padre ovviamente la voleva bere tutto in un sorso, dice, no, bagnati le labbra perché con questo muori, perché è acqua sporca ovviamente. E poi lo salva pure un altro giorno che appunto c'era aria di movimento, dice, senti, qua dovrà succedere sicuramente qualche cosa, lo prende e gli altri dice, ma che prende se è un morto? E invece lui lo salva. E quando vanno via, lo mette nascosto su questa camionetta, quando va via si vede che questa baracca va in fiamme e si sente un unico grido che si unisce, cioè di quei poveretti che non si potevano spostare come mio padre, e si sente un'unica voce, mamma, vi immaginate, mamma, quindi sono morti vivi, cioè erano inermi e
sono tanti altri esempi di scambio. C'è per esempio lui che diventa amico del capo, che è un tedesco, un uomo piccolino, che lui lo chiama papà SS, che lui lo aiuta, che ci, essendo grandetto lo aiuta a portare la sua valigia, aveva una valigia che lui si spostava di tanto in tanto e lo accompagna, e così ha la possibilità anche di riscaldarsi, gli aiuta ad accendere il fuoco. Comunque fa tante di amicizie, un'amicizia terribile che è stata quella con il ragazzino jugoslavo. E quindi si incontravano, perché ovviamente non erano tutti nella stessa baracca, quindi questo ragazzo jugoslavo andava a trovare mio padre e quindi certo, discutevano di quello che potevano, e un giorno le disse questo ragazzo jugoslavo di 16 anni, dice: senti Nino, dice, io penso che non posso più venirti a trovare. E dice: ma perché non mi puoi venire a trovare? Terribile. Dice: guarda Nino, cioè il ragazzo fa così, e quindi le dita non gli sono cadute a pezzi. Ovviamente il ragazzo non tornò più a trovare mio padre, perché è morto ovviamente, no? E non poteva sopravvivere. E poi incontrò alla fine anche un altro ragazzo di cui ho scritto su Facebook, l'ho intitolata La Promessa. È morto un altro giovane fra le sue braccia, e il quale l'ha implorato: senti Nino, devi fare questo, devi andare a Trieste, così, devi andare a trovare la mia mamma, la devi abbracciare, devi dargli un bacio come se fossi io. E lui l'ha tenuto, comunque è morto fra le sue braccia. E tuttora, ora parlando col dottore Palermo, lui mi aiuterà ancora a provare a cercare. Certo non c'è più la mamma, non c'è il papà, ma speriamo di trovare qualche nipote, qualcuno che, per mantenere. Mio padre si è impegnato tantissimo, è andato lì a Trieste, ha parlato col vescovo, ha fatto di tutto, ma allora non era come oggi, non è che esisteva telefonini, cellulari, Facebook, quello e quell'altro, non c'era, quindi lui ha cercato di fare, ma non... Comunque lui l'ha improntato con la solidarietà, è stato nel campo. Allora, quindi qua lui ha conosciuto la vera, allora, ha conosciuto la vera faccia della morte. Io ho cercato di riepilogare, ho cercato, no, tutto quello che è il libro. Per ben 3 volte fu in procinto di essere gassato. Vi sto annoiando? Che non vorrei. Fu in procinto di essere gassato nella camera a gas. E nel ricordare i commenti, lui veniva sempre, quando ricordava questo fatto della camera a gas, proprio in un delirio proprio straziante, perché ha visto poi tanta gente la notte nella sua stessa baracca, si spostava da una parte all'altra come fantasma, ed andava in cerca di un cadavere per strappargli dallo stomaco il fegato e la milza, le budella, e così si sfamavano per sopravvivere. Lui però non è stato capace. Poi ha visto anche, lui è stato molto colpito dai bambini, come trattavano questi bambini piccolini neonati, che strappavano proprio così dalle braccia e buttavano questi bambini. Poi ha assistito anche ai bambini quando addirittura tagliavano i capelli, perché loro da qualunque cosa ne facevano un utilizzo, quindi i capelli dei bambini servivano per questo. Avete visto voi, no? Montagne di scarpe, cose, gli occhiali, facevano questa selezione. Ed io, a proposito di questo, lui, mio papà, ha tenuto proprio con amore delle poesie che non sono scritte da lui, però lui li tiene. Cielo, ce li hanno tolte le scarpine e quei capelli belli alle bambine, colore dell'oro hanno tagliato a zero. Loro non sanno ciò che è falso o vero, e quel bambino che piangeva forte è stato il primo condannato a morte.
Io voglio disegnare con amore, scrivere in versi tutto il mio dolore e nel sonno la fame dimenticare. Quindi, avete capito, no? Cosa dice la poesia? Cosa dice la poesia? La faccio io a voi questa domanda. Cosa dice di questi bambini? Va bene, lasciamo stare. Allora, quindi dovete pensare che questi bambini poi ci giocavano pure, tipo un tiro al piattello, e li buttavano ovviamente nella catasta fra i bambini morti. Quindi vedere tutto questo, magari sentirne parlare, ma vedere con i propri occhi, è terribile, è straziante, è da impazzire. Mio padre disse: oddio, perché non mi hai fatto morire? Meglio essere fucilato che vedere queste cose terribili, allucinanti, inenarrabili, cioè che l'essere umano non può mai immaginare. Poi, scusate, io ogni volta, per me è una forte emozione. E una notte mio padre con altri 7 vengono chiamati, dici, ma che sa perché? E allora li chiudono in uno stanzino dove c'erano degli armadietti legati con del filo, tipo una catenella, e li hanno messi lì. Però c'erano, mi pare, 3 francesi e il resto erano italiani. Però incuriosito un francese dice: no, dobbiamo vedere che cosa c'è dall'altro lato, non sappiamo che cosa ci aspetta. E quindi allora questo qua più coraggioso cosa fa? Si sale su questo stipetto, però lo stipetto che cosa fa? Cade, si abbatte, le urla di questo poveretto. Ha visto, non lo so, 400, 500 persone, tutte ammondicchiate, tutti con la testa aperta. Perché hanno trovato la mazza, c'era una mazza che era a forma di cipolla, però certo enorme, e aveva delle, tipo così, aveva delle sbarre così ad incrociare di ferro, un materiale terribile. Quindi cosa facevano? Li facevano passare attraverso questa strettoia, quindi appena passavano un colpo, e quindi gli aprivano proprio la testa, tipo un melograno, avete presente il melograno? E quindi gli aprivano la testa. E poi era tutto organizzato, perché c'erano a terra, c'era questo pavimento che andava a scivolare dove raccoglievano. Quindi vedere quello spettacolo, teste spaccate, denti dappertutto, quindi si sono inginocchiati pregando Dio che li aiutasse, non sapevano cosa fare. Hanno pregato in continuazione tutta la notte, finché poi per un momento si sono addormentati, e fortunatamente, per miracolo, mio padre è stato un miracolato, devo dire. Entrano l'SS e dicono: no, niente, dovete andare via. E quindi non si sa il motivo per cui quindi non hanno eseguito questa. Quindi c'erano tanti modi per eliminarli. Quindi non c'era solo la camera a gas, ma c'erano anche altri metodi. Poi bastava che tu non eri in fila e uscivo un pochino, 25 nervate e già morivi. E infatti io vedo anche nella tutta questa drammaticità, la vedo descritta da mio padre in un modo anche poetico, perché quando questi poveretti, no, che non ce la facevano e cadevano, perché si dovevano spostare dalle baracche, dovevano andare a lavorare nei campi, che facevano dei lavori terribili nei campi. Allora cosa succedeva? Che inquadrate al ritorno qualcuno cadeva, e allora lui come li descrive? Li descrive come dei passerotti, sembrano dei passerotti coperti dalla neve, restavano lì. Poi mio padre, lo vedo poetico, attraverso la luce, lui descrive sempre la luce, se si legge il libro c'è sempre una luce continua, che è la sua speranza, sempre, chiuso nei vagoni che si spostavano, lui vedeva questa luce, ed era la speranza, sempre. Addirittura un giorno, mentre erano fuori a lavorare nei campi, cosa succede? Viene un ebreo, tutto ancora non era vestito, tutto di nero, tutto elegante, con degli occhiali. Cosa succede?
che appena quello dell'SS ha intuito che lui era un ebreo, subito lo incita a lavorare, ma quello lì poverino non sapeva manco come tenere il piccone, quindi dai lavora, lavora, e quindi inizia a frustarlo. Alla fine lo butta con una pedata nel fosso che stavano scavando, e poi no, lo picchia così in un modo terribile e lo butta alla fine nel fosso. Quindi quello lì poverino dopo alcune ore muore. Però mio padre cosa nota? Nota i suoi occhiali che cadono e vanno a depositarsi su un ramo, di arbusti che c'erano, no? E questo occhiale viene colpito dalla luce e quindi scintilla, crea questa, quindi ha questi particolari sempre del, come il sorgere del sole, il sole infuocato quando è stato preso prigioniero, perché è stato costretto a tenere gli occhi sempre così verso il sole, no? Se lui abbassava gli occhi veniva frustato e ammazzato. Comunque, forse mi sto dilungando, vero? Allora, in poche parole, per finire, allora, quando lui fu preso prigioniero pesava 85 kg e dopo 8 mesi ne pesava 38 kg. Prese la tubercolosi ed arrivò al punto di non potersi più muovere. Fu liberata dalla prima armata americana il 12 aprile dell'anno 1945. Raccontava, diceva, la triste esperienza del lager nazista ha corroso la mia mente. Me, infatti, a distanza di tanti anni dalla fine della guerra, lui aveva degli incubi. La notte si svegliava nel silenzio della sua camera da letto e piangeva. Dunque, leggendo il diario di papà, allora, il diario di papà è un diario di ricordi da non dimenticare, ma da conoscere. È stato scritto col pianto, col sangue, con la disperazione del suo cuore, testimonianza di grande valore civile, di ogni forma di violenza, ricordatevelo, contro l'uomo e la dignità della persona. La testimonianza vissuta deve essere letta ed ascoltata per la sua forza, per la sua delicatezza e soprattutto per recepire il prezioso messaggio, il suo grandissimo amore per la vita. Va bene? Lui però anche era, la libertà per lui è stata sempre importante. Allora, vi leggo un'altra poesia, grazie. Allora, per non dimenticare l'orrore dei campi di sterminio e favorire la maturazione civile delle nuove generazioni, per educare gli increduli, cercare nella memoria le radici della libertà. Allora, lui amava questa poesia, io mi alzo nel leggerla, intitola La libertà. Allora, ragazzi, ascoltatela bene. Questa parola che si leva nell'aria come un aquilone, questa parola breve, temuta dai tiranni, soffocata nel sangue e nelle gole dei vinti e degli oppressi, questa parola dolce come sinfonia, chiara come la luce del mattino e il sorriso di un bimbo, scritta col sangue sui muri delle celle, gridate con orgoglio ai piedi delle forche, questa parola offesa, trafitta e calpestata, questa parola eterna, preziosa, universale, vi consegno come sigillo. Quindi ragazzi, voi dovete quindi fare il possibile affinché questa libertà ci sia sempre. Voi siete quelli che appunto dovete spetta poi a voi fare questo, cioè mantenere questa libertà di cui io ho letto in questo momento. Non lo so, io sono emozionata. Grazie di avermi ascoltato, grazie a nome di papà, perché io sono qui per lui, perché ancora ripeto, lui insisteva sempre a dirmi i giovani sono il futuro della memoria, solo loro
possono continuare questa memoria. Quindi devono sapere, devono sapere, devono sapere. Quindi grazie di cuore a nome di papà Garufo Antonino. Ma io credo che dopo le parole della signora Garufi non ci sia bisogno di altre parole. Soltanto per un breve commento vi dico soltanto questo. Io da diversi anni cerco di raccogliere queste memorie, di raccontarle, di farle conoscere, partendo da Randazzo. Perché, come avete visto, sentendo le storie di Antonino Garufi, il papà della signora, di Renato Vagliasindilo, di Salvatore Fornito, la Shoah, la persecuzione razziale, la persecuzione politica, l'intolleranza, la violenza, non sono cose lontane da noi. Spesso quando si celebra il giorno della memoria si rischia di parlare in astratto della Shoah. Cos'è la Shoah? La Shoah è la persecuzione del popolo ebraico, ma la Shoah è stato uno dei fenomeni, il più grave certamente, il più grave, 6 milioni di ebrei sterminati. Ma accanto a quel fenomeno che nasceva dall'odio razziale, altri fenomeni altrettanto gravi, nelle forme, nei contenuti, si sono verificati nello stesso momento. E se ci pensate bene, questa cosa forse nei libri di storia non è sottolineata, soprattutto nei libri scolastici, secondo me adeguatamente. Se ci pensate bene, tutto è cominciato da qui, tutto è cominciato da Catania. E sapete, e da Randazzo. E sapete perché? Io mi sono fatto questa convinzione, dopo anni che leggo tante memorie, tanti studi, tanti libri e così via. Il 10 luglio del 43 sono sbarcati in Sicilia gli americani a Scoglitti, a Gela, e gli inglesi a Scoglitti, Siracusa, Ragusa, invadendo la Sicilia. La Sicilia in quel momento era occupata da chi? Dai fascisti e dai tedeschi, nazisti, dalle truppe naziste. Gli americani e gli inglesi spingono queste truppe dei nazisti, dei tedeschi, verso Messina perché li vogliono far uscire dall'Italia e liberare quindi l'Italia, e per quanto riguarda il nostro territorio si incontrano proprio qui a Randazzo. Io ho una foto che ho recuperato qualche giorno fa in un archivio militare, ho trovato una foto in cui i comandanti inglesi e americani si incontrano a Randazzo e si stringono la mano perché si sono incrociati qui. Perché gli inglesi arrivavano da Fiume Freddo, gli americani arrivavano da Paternò, da Randazzo e così, Adrano e così. Da quel momento, siamo nell'alzata del 43, inizia la tragedia di cui parliamo. Da quel momento, perché i tedeschi, i nazisti e i fascisti, vistisi ormai in difficoltà su tanti fronti di guerra, perché la guerra durava già da 4 anni, non dimentichiamolo, era scoppiata nel 39, cominciano a fare razzie, a uccidere chiunque si trovi di fronte sul loro cammino, cosa che accade a Randazzo. Enrico Lapiana, qualcuno si chiama Lapiana qui di voi? Nessun Lapiana. Bene, una delle prime uccisioni che fanno i tedeschi è proprio a Randazzo. Enrico Lapiana, un signore tranquillo che aveva una casa a Bocca d'Orzo, dove abitava con la moglie e con i propri figli, siccome in quei giorni proprio le rapine, i furti, le razzie di animali e quant'altro erano continui, perché i tedeschi chiaramente erano in ritirata, avevano fame anche loro e quindi non avevano più di approvvigionamenti, lui si era procurato una pistola che forse aveva trovato probabilmente in giro. I tedeschi, una compagnia di tedeschi arriva a Bocca d'Orzo nella sua casa,
entrano nella campagna, cercano tutto quello che possono prendere, gli trovano addosso una pistola e cosa fanno? Non è che gli sparano un colpo di pistola, lo seviziano, gli tagliano anche i talloni dei piedi. Non contenti, questo avviene a Randazzo, avviene a Mascalucia, avviene a San Giovanni Galermo, avviene in tanti posti, avviene soprattutto a Castiglione di Sicilia, perché tornando verso Messina entrano con i carri armati a Castiglione di Sicilia, era un mattino d'estate, era agosto del 43, la gente stava in pigiama ai balconi, si affacciava alle finestre con un canottiere, tranquillo, ognuno si recava al proprio lavoro, chi apriva la bottega, e i tedeschi cominciano a sparare con i carri armati e con i mitra all'impazzata, senza alcun motivo, nessuno aveva fatto niente. Uccidono 16 persone, prendono tutti gli uomini, ragazzi più o meno grandi, poco più grandi della vostra età anche, e li portano in un ovile sotto il paese, li lasciano lì per qualche giorno, non sapendo se devono ucciderli tutti oppure devono fare qualcos'altro, portarseli in Germania come schiavi per lavorare nelle fabbriche tedesche, nelle campagne tedesche. Interviene un prete, Giosuè Russo, Monsignor Giosuè Russo, che era un randazzese, abitava, questo prete io me lo ricordo, l'ho conosciuto, in piazza San Nicola, c'è una casa antica, c'è una targa oggi, se andate a vederla, c'è scritto Palazzo Russo, era la casa dove abitava Giosuè Russo, il prete, padre Giosuè Russo, che interviene insieme a una suora con i comandanti tedeschi e riesce per fortuna a convincere di non sterminare tutti quelli che avevano, oltre i 16 già morti, tutti quelli che erano arrestati. Questa cosa avviene in tutto il percorso che i tedeschi fanno da Randazzo fino in Germania. In Alta Italia, oltre Roma, si instaura una repubblica, cosiddetta repubblica, in realtà era una dittatura fascista che continuava sotto il nome di Repubblica di Salò, perché la sede era lì. E i tedeschi dovunque passano portano via tutto quello che trovano, portano via anche i detenuti che trovano nelle carceri. Un ragazzo randazzese che si trova perché ha commesso un reato nel carcere di Sulmona, dove ci sono tanti altri detenuti politici e comuni anche, tra cui per esempio il professore Carmelo Salanitro, che insegnava al liceo Cutelli di Catania. Sapete il liceo Cutelli a Catania? È uno dei licei più importanti della nostra provincia. Il professore Salanitro insegnava in quel liceo. E se vi stanco ditemelo, perché io magari vado un po' a braccio. E cosa faceva? Siccome era un pacifista, era un cattolico, praticante, osservante, non faceva politica, non si occupava di politica, però amava la pace. E quindi ogni giorno scriveva dei bigliettini e li lasciava sui banchi delle scuole, nelle aule della classe. Oppure girava per le strade di Catania e li metteva nelle buche delle lettere. Erano espressioni, frasi contro la guerra, contro la mancanza di libertà, contro la violenza, tutto in cose innocue. Il preside, caro preside, di cui dobbiamo dire anche il nome, penso che è giusto conoscere anche queste cose, no? Si chiamava Verde, professore Verde, lo denuncia alla polizia fascista. La polizia lo arresta, lo portano in carcere,
gli fanno un processo farsa, come tutti i processi farsa, di cui ha raccontato anche la signora Garufi, quello che fece la sua padre a Udine, e lo mettono in carcere a Sulmona, dove c'era anche uno dei nostri concittadini rantazzesi, per altre ragioni. I tedeschi si portano via tutti, anche tutti i detenuti del carcere di Sulmona vengono caricati sui treni, sui carri bestiame per essere portati, ma questa cosa dobbiamo, non nei campi di concentramento a stare lì a non far nulla, a diventare schiavi, perché la Germania chiaramente era in guerra, i soldati, tutti i tedeschi erano sui fronti di guerra, le fabbriche tedesche non avevano più operai, nelle campagne non le coltivava più nessuno, ma la Germania doveva mantenersi, soprattutto continuare la guerra, e quindi queste persone, tutti, dagli ebrei ad Antonino Garufi, a mio padre, a Renato Vagliasinti, a Salvatore Fornito, al professore Salanitro e così via, tutti vengono deportati in Germania per sostenere l'economia tedesca. Questo si trattava. Le condizioni erano di schiavi, non erano condizioni normali di lavoratori. Perché? Perché nonostante che tutte le nazioni, compreso la Germania, avessero firmato nel 1929 una convenzione, cosiddetta Convenzione di Ginevra, sui diritti dell'uomo, che al primo articolo diceva i prigionieri di guerra vanno trattati con umanità e non possono essere costretti a lavorare, Hitler decise che soprattutto con i militari italiani, Renato, Salvatore, mio padre, Antonino, questa legge non si applicava. Questa legge non si applicava. Fu applicata per tutti, francesi, inglesi, americani, tutti, ad esclusione di due cittadini del mondo. Nei confronti degli italiani, considerati schiavi, e nei confronti dei russi. Gli ebrei erano una categoria a parte, perché gli ebrei bisognava proprio sterminarli. Gli ebrei, quando arrivavano nei campi a Auschwitz, io sono stato ad Auschwitz 2 anni fa, ed è un'esperienza che vi consiglio di fare nella vostra vita almeno una volta, è un'esperienza che non vi lascerà come eravate prima, vi cambierà. Gli ebrei venivano direttamente portati allo sterminio, arrivavano con i carri, con i treni, sui binari, sulle rampe di Auschwitz, di Birkenau, si chiamava proprio la rampa dei giudei, Judenramp, venivano fatti scendere e veniva fatta la selezione, gli uomini da un lato, le donne dall'altro lato, i bambini, i ragazzini come voi, andavano direttamente ai forni crematori, non passavano neanche dalle baracche, andavano direttamente ai forni crematori. Se leggete un libro che io ho consigliato ai ragazzi del superiore, forse lo leggeranno lunedì alcuni brani, dal camino, lo racconta anche Antonino Garufi nel suo diario, e non riusciva a capire, dice, ma come si fa a uscire dal camino? I ragazzi come voi, i bambini al di sotto dei 18 anni andavano direttamente nei forni crematori, salvo alcuni, lo posso dire perché siete abbastanza grandi, che servivano da oggetti sessuali per le guardie e per i capo. Questo è stato il fascismo e il nazismo. E tutto questo non è successo casualmente, perché è stato detto tutto è cominciato soprattutto per gli italiani, almeno, e per gli ebrei anche italiani, con l'armistizio dell'8 settembre. Perché l'armistizio, e poi finisco, vi dico soltanto questo, l'armistizio non fu firmato l'8 settembre, l'armistizio fu firmato il 3 di settembre, una settimana prima. E perché non fu reso pubblico? Perché gli americani e gli inglesi volevano dare tempo all'Italia, al governo italiano, di organizzarsi per consentire di evitare la deportazione
dei militari soprattutto, 1,5 milioni di persone, Renato, Salvatore, mio padre, suo padre, che si trovavano sparsi in tutta Europa. Il suo papà vicino Udine, mio padre in Grecia, Salvatore e Renato a Rodi e così via. 1,5 milioni di soldati sparsi in tutta Europa, che ovviamente si sapeva che dopo l'armistizio sarebbero stati attaccati dai tedeschi, perché i tedeschi il giorno prima erano alleati, da un giorno all'altro sono diventati nemici. Bene, il governo italiano, re Vittorio Emanuele III, forse bisnonno se non ricordo male di Emanuele Filiberto di Savoia, che vuole tornare a fare il re d'Italia, personaggio televisivo che forse ormai tutti conoscete, e il governo Badoglio, presidente del Consiglio, non fanno nulla di tutto quello che avevano scritto nell'armistizio. Non si preoccupano di informare i comandanti dei reparti sparsi in Europa che era stato firmato l'armistizio. Nessuno sapeva nulla, fino alla sera che, vista questa, questa inerzia da parte dell'Italia, a un certo punto Eisenhower, il comandante in capo, che si trova in Africa, ad Algeri, alle 18.30 dell'8 settembre, stanco di questa pantomima, dice: guardate, annuncia alla radio che l'Italia ha firmato la resa incondizionata. A quel punto il governo entra in crisi. C'è una riunione tempestosa che si fa a Roma, al Palazzo del Quirinale. Addirittura rischia di prevalere l'idea che ormai, queste cose è storia, guardate, non vi sto raccontando, sui libri purtroppo di storia che si usano nelle scuole non ci sono queste cose, ma sarebbe bene che venissero un po' rinnovati i libri. Si fa avanti l'idea, sponsorizzata da tutti i presenti, che l'Italia disdica l'armistizio. Si deve soltanto a un generale presente, il quale dice: ma maestà, eccellenza, guardate che gli americani e gli inglesi sono dietro la porta, ma siete pazzi a fare una cosa di questo tipo? Non c'è più tempo, non si può più tornare indietro. A quel punto Badoglio, presidente del Consiglio, è costretto ad andare alla radio alle 19.42 dell'8 settembre, siamo quindi la sera dell'8 settembre, ad annunciare alla radio che l'Italia si è arresa incondizionatamente. E tutti i soldati, i comandanti che si trovano sparpagliati per l'Europa sanno dell'armistizio attraverso la radio. Non c'erano i telefonini, i cellulari ovviamente, non c'era la televisione. Attraverso la radio apprendono che l'Italia si è arresa. Sono contenti, felici, perché pensano che la guerra sia finita. Il filmato di questi giorni che c'è in televisione, la guerra è finita. Festeggiamenti dovunque. A un certo punto cominciano a capire che non c'è motivo di essere così contenti, perché i tedeschi sono preparati da mesi, e la mattina del 9 settembre, in alcuni casi è la sera stessa dell'8 settembre, circondano tutte le caserme dove si trovano gli italiani, li disarmano e cominciano a deportarli verso i campi di concentramento dove faranno gli schiavi di Hitler. Io mi fermo qui perché la storia andrebbe avanti, ma era solo per darvi un quadro generale, perché questa è la storia generale, queste che vi abbiamo raccontato sono le storie che fanno la storia generale. Senza conoscere queste storie è difficile capire la storia generale. Quindi non dimentichiamo queste cose e soprattutto non dimenticate che al fondo di tutto questo, se ci pensate bene, ci sono tre cause. C'è l'odio verso gli altri, la mancanza di rispetto verso la persona, l'indifferenza, perché il re Vittorio Emanuele con tutta la sua corte e Badoglio la mattina del 9 settembre alle 5 del mattino sono partiti per Brindisi a rifugiarsi
hanno mandato 50 camion in Svizzera carichi dei propri beni per custodirli, ma 1,5 milioni di soldati sono stati lasciati allo sbando a diventare preda dei nazisti che ne hanno fatto quello che volevano. Quindi l'indifferenza non aiuta assolutamente, quindi l'odio, l'indifferenza e la guerra. Non siate mai compiacenti con chi vuole la guerra, con chi aggredisce gli altri, perché la guerra porta distruzione, porta odio e porta miseria. Quindi ricordatevi di queste cose. Bene, ringraziamo le testimonianze che ci sono state date e continuiamo la nostra attività. Adesso il signor Gullotto ci fa vedere un brevissimo video che ha a che fare con la tragedia degli oltre 4.000 deportati, appunto di questi soldati che si trovavano in Grecia e che, come ci ha detto proprio bene il dottor Palermo, sono stati abbandonati a loro stessi dal re, da Badoglio, e sono state proprio vittime della ferocia nazista. L'8 settembre del 1943 Badoglio firma l'armistizio con le forze anglo-americane. L'esercito italiano, lasciato senza istruzioni, finisce allo sbando. In Grecia le centinaia di migliaia di soldati italiani che si rifiutano di collaborare con i vecchi alleati tedeschi vengono trucidati o deportati con ogni mezzo nei campi di sterminio. In 20.000 non tornarono più a casa. Fino a oggi lo Stato italiano ha dato una sola lapidaria risposta sulla loro sorte. Dispersi. Ugo Moretto era uno di loro. Oggi, 67 anni dopo, Michele Ghirardelli, nipote di Ugo Moretto, arriva in Grecia. Vuole ricomporre il tassello mancante della sua storia familiare. Con questo viaggio sento di chiudere una vicenda di 67 anni fa che però ancora non ha trovato delle risposte. Un appello lanciato attraverso internet lo ha portato qui, in Attica, alla ricerca degli ultimi testimoni, luoghi e oggetti che spera possano colmare un vuoto storico e personale. Si è sentito un grande boato, poi mentre ci chiedevamo cosa fosse, un soffio lungo e cupo. Yannis, figlio di un pescatore, aveva 18 anni quando la notte del 12 febbraio 1944 fu spettatore del naufragio della nave mercantile Oria, che salpata da Rodi venne sopraffatta da una tempesta andandosi a schiantare sul piccolo isolotto di Patroclo, chiamato allora Gaidaro. A bordo, chiusi nelle stive, 4.200 giovani soldati italiani. Era buio, c'era molto vento. Pioveva fortissimo. Il mare era mosso come non ho mai più visto da allora. Yannis ricorda che nelle ore seguenti arrivarono a terra una ventina di sopravvissuti. E poi per giorni, anzi per mesi, solo corpi senza vita. La scena dopo il naufragio, tutti quei corpi, fu terribile, terribile. Punta dell'isola, di sotto il punto dove la nave colpì e rimase con la prua fuori dall'acqua. E qui si capisce bene la dinamica dell'affondamento del naufragio, perché il vento veniva da questa direzione, li ha sospinti qua contro e poi ha sospinto tutti i resti sulla costa. Michele incontra altri abitanti del luogo, allora erano dei bambini, ma ricordano ancora dettagli sconvolgenti dell'accaduto. I corpi vennero sepolti in grande fosse comuni, una sola delle quali venne riaperta da funzionari italiani negli anni 50. Ecco,
che dovrebbe essere in mezzo a questa macchia qua, tutta una serie di fosse non meglio localizzate. Aristoteles è la persona che ha trovato il relitto nel 2002, l'ha identificato e poi tramite internet è entrato in contatto con noi, ha dato una grande svolta alla cosa perché è stata la persona che ci ha messo in collegamento la nostra vicenda con un particolare relitto. Nel 1999 i pescatori mi dissero di aver trovato nelle reti oggetti militari. Ci immergemmo molte volte, poi improvvisamente un giorno ecco i primi grandi barili, le gavette. A pochi metri dall'isola di Patroclo già sono visibili i primi segni del naufragio. Lo scheletro della nave non c'è più. È stato recuperato anni dopo. Erano migliaia i giovani soldati italiani ormai in balia dei tedeschi. Tutto quello che restava loro, una gavetta, un piatto e un cucchiaio, e la speranza di tornare presto a casa. E proprio a quella gavetta avevano affidato le loro speranze, la loro memoria. «Mamma, ritornerò», aveva scritto Andreozzi Francesco, classe 1922. «Ti voglio bene, mamma», era invece l'unica certezza del soldato Bigagli. Nomi, luoghi e date di nascita. Su ognuno di questi oggetti, conservati gelosamente dal mare per 67 anni, si può leggere la storia dei 4.200 giovani dimenticati nel mare Egeo. È un peccato aver recuperato questa memoria, forse un po' tardi, forse quando molti dei parenti diretti sono già morti, perché oggi possiamo dire che fisicamente li abbiamo trovati. La svolta arriva con il ritrovamento della lista degli imbarcati, più di 60 pagine. Qui c'è il riepilogo di 4.115 nomi. Alla 52esima pagina trovi il nome di mio nonno. Ero sicuro che lui fosse su quella nave e quindi in questo posto. L'ultimo pensiero di questo viaggio è paradossalmente piuttosto positivo per questo luogo, che potendo scegliere un luogo dove riposare mi sembra uno dei posti più belli, più ricchi di storia di tutto il Mediterraneo. Il sacrificio dei 4.200 italiani dell'Oria può essere considerato una delle più grandi tragedie della storia della Marina Mondiale. Non è tardi però per rendere loro memoria, per trovare un luogo dove i loro resti possano finalmente riposare in pace, per colmare lo strappo, il vuoto subito dalle famiglie nel corso di più di mezzo secolo di oblio. Allora invito la signora Garuffi a riprendere posto, così adesso diamo voce anche ai ragazzi che appunto hanno preparato delle domande da porvi, proprio anche come segno della loro riflessione, del fatto che in questi giorni si sono impegnati a ricordare, a rendere memoria a questi nostri, diciamo, concittadini, soprattutto per il signor Vagliasindi e il signor Gullotto. E anche per suo padre, cioè la cosa che loro hanno sottolineato in tutte le domande che hanno preparato è sicuramente il desiderio di mantenere viva la loro memoria. Sentono in qualche modo che hanno questo compito e noi come educatori, come insegnanti, ci sentiamo di avere anche questo dovere morale, che è quello di cercare di trasmettere loro delle conoscenze per aiutarli a capire, per aiutarli a riflettere e poi perché appunto nasca spontaneamente da loro, così come effettivamente è successo, il desiderio di non dimenticare e di mantenere viva la memoria di quanti, come giustamente si diceva poco fa,
sono morti proprio perché hanno scelto la libertà, e hanno scelto la libertà anche per noi, in qualche modo pensando anche a noi, anche se noi ancora non c'eravamo. Quindi io adesso invito ordinatamente i ragazzi, a partire dalla sezione B, ad avvicinarsi per i ragazzi che hanno preparato le domande. Quindi i ragazzi della B, avvicinatevi, così poniamo le domande e man mano diamo la possibilità ai nostri ospiti di rispondere. I pescatori greci hanno aiutato i soldati italiani. Pensate che ci sarebbe la stessa solidarietà oggi? Sul piroscafo vi erano anche soldati tedeschi? Sono morti anche loro? Quali sentimenti provate nei loro confronti? Quali sentimenti prova quando racconta la storia di suo padre? Allora, ringrazio i ragazzi delle domande. Allora, se i pescatori greci hanno aiutato allora i soldati italiani e stanno continuando tutt'oggi, come abbiamo visto anche dal video, a collaborare, diciamo, con la rete dei familiari italiani, per ci hanno aiutato alla localizzazione del relitto, e soprattutto la cosa più importante, i greci, il comune di Saronikos nell'Attica si è fatto promotore nel 2014 della realizzazione di un monumento per i caduti nell'Orio, monumento che è stato inaugurato il 12 febbraio del 2014. Quindi la collaborazione delle autorità greche e dei semplici cittadini greci verso noi italiani è stata sempre ferma e continua e convinta, perché non dobbiamo dimenticare che gli italiani erano ben voluti in Grecia. C'erano stabiliti dei buoni rapporti tra i cittadini italiani e i cittadini greci, tra i soldati italiani che erano amati dalla popolazione. Quindi a questa domanda io posso affermare con concretezza che la collaborazione con la Grecia continua tutt'oggi, e quando la delegazione italiana si è spostata in Grecia per il 75° anniversario, abbiamo avuto, diciamo, una buona accoglienza da parte delle autorità civili, militari, religiose e anche dei semplici cittadini. Poi, per quanto riguarda la domanda sul fatto se sull'odio verso qualcuno, io posso dire solamente una cosa attraverso i racconti di mia nonna. Mia nonna ha vissuto questo dolore con grande dignità e non ha mai fatto menzione a odio verso qualcuno o qualcosa. Cioè, il suo rammarico era solamente rivolto verso il regime totalitario italiano nella persona di Mussolini, perché oltretutto sul piroscafo sono morti anche dei soldati tedeschi e il valore della vita è uguale, cioè non c'è distinzione tra i morti italiani, i morti tedeschi o di altre popolazioni, e anche perché c'erano almeno una ventina di soldati tedeschi sono morti pure nel piroscafo. E quindi su questo possiamo dire che non c'è stato mai nessun astio verso, diciamo, cioè l'unico astio era rivolto solamente nei confronti del regime dittatoriale italiano. Ovviamente io sto parlando di riscontri che mi sono stati raccontati da mia nonna, dato che sono passate ormai diverse generazioni. Grazie comunque della domanda. Emozione, ogni volta mi commuovo, perché per me mio padre poteva benissimo rinunciare a scegliere di diventare partigiano, ha preferito difendere la libertà, quindi per me è un eroe, è stato sempre un eroe, tant'è che c'è anche sulla Sicilia, quando lui è morto è stato scritto così: in punta di piedi, con semplicità e discrezione, come sempre vissuto, è scomparso alla vigilia di Natale Antonio Garufi, ex deportato nei campi di concentramento nazista a Dachau.
e Buchenwald. Comunque, poi dici, in una situazione disumana Garufi difende la dignità, quindi io credo in questo, penso di questo di mio papà, la dignità di uomo, anzi proprio nel rapporto uomo-uomo, scopre il vero senso della solidarietà che al di là dell'appartenenza ad una singola nazione attraversa popoli, culture e diventa dono dell'uomo all'uomo. Gli amici, i cittadini, i ragazzi delle scuole, perché lui spessissimo andava nelle scuole, dal nord al sud, che lo hanno incontrato, non dimenticheranno le sue parole, la sua voce velata, ovviamente perché era sempre commosso, no? La sua voce velata che racconta senza retoriche e senso di superiorità le tragiche sofferenze subite e proclama il valore della libertà, perché nessuno venga ridotto a vivere come una bestia. Quindi io ho una grande stima di mio padre, grandissima, immensa. Ripeto, mio padre per me è un eroe. Allora, i ragazzi della sezione C si avvicinino per porre loro le domande che hanno preparato. Buongiorno signora Garufi, sono Moana della classe terza C. A nome di tutta la classe le vorrei dire che abbiamo letto con grande coinvolgimento le pagine del diario di un deportato, di suo padre. Ci ha colpito molto, molto il fatto che abbiamo trovato scritta un'espressione che anche altri sopravvissuti dei campi di sterminio hanno usato nelle loro testimonianze, e cioè qui si entra dal portone e si esce dal camino del crematorio. Suo padre è stato uno dei pochi a fare il ritorno a casa, come si legge alla fine del diario. Secondo lei, o secondo quanto lui le ha raccontato, che cosa è rimasto di suo padre, che a quei tempi aveva solo 25 anni, a Buchenwald, e che non ha mai fatto ritorno a casa, ma è stato ucciso insieme a tutte le altre vittime dell'orrore nazista? Suo padre gliel'ha mai detto? Grazie. Signora Garufi, leggendo il diario di suo padre Antonino, si scopre che nonostante la volontà di annullare i valori di umanità dei deportati, infatti lui scrive più volte, siamo barbuti, capelluti, spersonalizzati. C'è in lui una grande forza interiore che anche nei momenti più tragici gli permette di rimanere uomo, come quando rifiuta di cibarsi dei cadaveri dei suoi compagni. Abbiamo letto infatti nel diario, spesso vedevo vicino a me che inghiottivano milza, fegato, anche intestini. La sera c'erano avvoltoi in cerca di cadaveri. A volte mi mettevo a faccia in giù per non vedere niente. Suo padre le ha mai raccontato altri episodi di questo genere in cui i deportati non hanno voluto rinunciare alla loro umanità pur sapendo di andare incontro alla morte? Grazie. Buongiorno signora Garufi, sono Anita della classe terza C. Le volevo chiedere se suo padre le ha mai raccontato quali sentimenti provava nei confronti dei nazifascisti, se è mai riuscita a perdonarli per quello che lui aveva dovuto patire e per quello che i suoi occhi avevano visto fare a migliaia di altri innocenti come lui. Grazie. Che cosa ha significato per lei quando era ragazza come noi essere la figlia di un sopravvissuto, anzi di un salvato, come si legge nelle pagine del diario? E che cosa significa oggi che suo padre non c'è più e sono morti anche tanti di quei salvati come lui che potrebbero raccontare a noi ragazzi la loro tragica storia? Pensa che rischiamo di dimenticarla? Grazie. Signora Garufi, nel viaggio di ritorno verso casa sua, suo padre ha trovato una ragazza tedesca di 15 anni che aveva subito una violenza. La ragazza, che era anche orfana dopo aver ricevuto tante garanzie, così come si legge nel diario, l'affida a un militare palermitano che gli promette di sposarla. Suo padre ha mai avuto notizie di quella ragazza che ha salvato, dimostrando quasi una premura paterna nei suoi confronti? Grazie. Allora, la domanda è stata un susseguirsi, quindi non mi ricordo bene. E comunque l'ultima viene più facile rispondere. Dunque, dov'è? Qua?
provava. E i sentimenti, il primo è qua, i sentimenti che provava papà nei confronti di Nezio Festini. Comunque, a differenza del parente, del che sarebbe nonno, zio, zio, mi scusi, a differenza dello zio, purtroppo papà, un animo generoso, ma non so perché lui non riusciva a perdonare. Non li ha perdonati, questi aguzzini non è riuscito a perdonarli. Quindi purtroppo questi sentimenti nei confronti di niente, non c'è stata possibilità di non perdonarli. Comunque non li ha perdonati. Poi l'altro è che cosa ha significato per lei quando era ragazza essere la figlia di... certo, no, ma i ragazzi comunque, se sono tutti ragazzi come voi, così attenti, sensibili, ovviamente non c'è questo pericolo di dimenticare. Poi la vostra, trovare anche insegnanti come la vostra, no, non si può, non, sicuramente non dimenticate, e quindi anche altri non dimenticheranno, non si può dimenticare, non è possibile. Poi qua parlava del viaggio verso casa, ha salvato una ragazza, sì è vero. Vedete che voi si sente spesso parlare, no, di violenza sulla donna, ormai tutti i giorni che si sente parlare di questo, anzi addirittura di cose, insomma, di uccisione di donne. E allora cos'è successo? Al ritorno, papà non è che ha fatto un bel viaggio al ritorno, ha fatto nei vagoni che servivano pure per le merci, i vagoni merci, e in uno di questi vagoni ha sentito appunto urlare una ragazza. Lui subito si è prontato, no? È corso, è andato quindi lì accanto, e infatti stavano violentando questa ragazza sedicenne, che tra l'altro per loro, citando, è una tedesca, e quindi la stavano violentando. Lui va e la salva, li rimprovera e dice a loro: immaginate che non è un estraneo, come se fosse vostra sorella, perché vi comportate così? Io sono un carabiniere, ora dice vi porto in carcere. Allora loro lo hanno temuto e quindi hanno smesso. Quindi se l'è portato nel suo vagone, che c'erano altre due signore di una certa età che avevano dei bagagli, stavano facendo forse un trasferimento, quindi avevano tanta biancheria intima, e allora lui li prega di dargli qualcosa, quindi aiuta, c'è tutto questo scritto, l'aiuta tramite una coperta alla ragazza a vestirsi, e poi lei piangendo le dice: senti, io voglio venire con te, portami con te, io sono venuta a cercare il mio fidanzato, però non mi ha dato un indirizzo, e lei stava andando a Reggio Calabria a trovare il suo fidanzato, che aveva ovviamente conosciuto in Germania, però sto fidanzato non si sa perché. Allora giustamente mio padre dice: ma se tu non sai dove, così dove vai, dove stai andando, allora mi prendi tu, io ti faccio la serva, l'importante è che tu mi porti con te, e allora se non mi vuoi come fidanzata, perché ha fatto la proposta, dice: ti vuoi fidanzare con me? Mio padre dice: no, sei troppo piccola, io non intendo, ti posso portare a casa, ti posso accogliere, ma non come mia fidanzata. Però così è successo, fortunatamente, che dei compagni che erano con lui, uno di questi è stato colpito dalla bellezza, dalla tenerezza di questa ragazza, e quindi lui dice: sì, a me piace, io me la voglio portare, me la sposerò, quando me la porto. E allora mio padre ha detto: ci mi devi dare la mano, devi giurare che la sposerai. E quindi l'importanza di questo giuramento, che una volta il giuramento aveva un valore che ora forse a di meno, si dà la mano così tanto per darla, ma allora aveva effettivamente un valore. E quindi questa qua era la domanda. Poi c'è, cosa c'era più? E lui è rimasto, dovete pensare che lui è rimasto un deportato, quindi ha portato sempre con sé tutto quello che ha vissuto ogni giorno, ormai non era cambiata la sua vita. Era un deportato anche nella vita di tutti i giorni, quindi, e soffriva tutti i giorni, piangeva spesso, infatti lui lo scrive: la notte nella mia stanza mi disperavo e piangevo. Quindi poi che c'è di altro? Non c'è niente? Vabbè,
Buongiorno signor Vajasindi e signor Gullotto. Conoscendo e commentando in classe la storia del piroscafo Oria, gran parte di noi ha provato un senso di stupore e di amarezza di fronte alla scarsa conoscenza di questa tragedia del mare Egeo. I nostri libri di storia non ne fanno neanche cenno, eppure sono morti 4.000 giovani militari, tra cui Salvatore e Renato, i vostri parenti. Come si sono sentiti i loro genitori che non hanno potuto neppure piangere sulla loro tomba? E come vi sentite voi a vedere che pochi sanno del sacrificio di questi giovani eroi che hanno compiuto per noi, per non tradire la patria italiana? Grazie. E allora preciso che la tragedia è stata ignorata per decenni dallo Stato, ma dopo circa 70 anni e le ricerche dei vari parenti e le vittime e con l'aiuto di internet e la costituzione del sito piroscafooria.it si è riusciti a fare luce su questa storia. Riguardo i loro genitori, sono morti nella speranza di un rientro in patria del figlio. Questa era, c'era anche un'altra domanda? No. Cioè, voglio aggiungere solamente che mia nonna pure è vissuta sino all'età di 92 anni e sino all'ultimo sperava sempre in questo ritorno a casa del figlio, perché da un lato non era mai venuta la speranza, diciamo, che questo figlio disperso, dato per disperso dallo Stato, sarebbe potuto in ogni modo ritornare a casa. Cioè, noi praticamente come generazione futura, io assieme a Marco e tutti gli altri familiari, ci siamo impegnati per portare avanti, diciamo, il valore di questo sacrificio, che in parte dobbiamo anche, lo stiamo facendo anche nei confronti dei nostri genitori, dei nostri nonni. Perché tutto quello che per tanti anni è stato purtroppo ignorato per varie ragioni, finalmente grazie, diciamo, al lavoro e alla collaborazione che si è creata, grazie ai mezzi di comunicazione, ai social, perché io l'ho saputo, cioè io ho scoperto personalmente questa vicenda tramite i social. E da allora è iniziata una ricerca che mi ha portato poi a visionare la lista degli imbarcati e ho scoperto che su questa lista era presente il mio zio, perché sinora, cioè, tutti ignoravamo, cioè tutti i familiari delle 4.000 vittime del piroscafo Oria, tutti i familiari hanno sempre ignorato, diciamo, la dinamica della tragedia, il posto, il luogo, e era praticamente considerata come un fatto lontano, indefinito, e per noi, diciamo, lo possiamo considerare pure, la sentiamo pure come una missione, quella di poter finalmente restituire, diciamo, questa storia, la memoria storica, e di contribuire, diciamo, alla conoscenza di questo sacrificio. Grazie. Allora, i ragazzi della terza D. Ricordare il passato per creare un futuro di amore e fratellanza. Il dolore e la sofferenza che trapela dalle pagine di Antonio Garufi, insieme a tutti i deportati nel lager e delle vittime del naufragio di Oria, mi addolorano tanto il cuore, perché mi fanno pensare che non solo nel passato, ma purtroppo ancora oggi, in alcune parti del mondo, c'è divisione, violenza, discriminazione e guerra. La speranza per un futuro migliore, in cui si rispettino dignità, i diritti di ciascuna persona, siamo noi. Io spero che il sentimento, il dolore che esprimono i parenti di tutte le vittime possano restare impressi nei nostri cuori e che siano di monito per tutti noi, per creare un mondo migliore affinché non si ripeta più questo genere di obbrobrio. Per questo desidero ricordare alcuni versi di Primo Levi. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi. Ripetetele ai vostri figli, o vi si faccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati toreano il viso da voi. Adesso desidero rivolgermi ai familiari delle vittime, chiedendo,
Dopo aver ricevuto la notizia della perdita del vostro familiare, in che modo avete affrontato il dolore della tragica morte o delle violenze che loro in persona hanno subito? E perché avete deciso di parlarne e discuterne in pubblico? Allora, siccome per l'appunto sono passati 70, cioè quest'anno esattamente siamo a 76 anni dall'anniversario del naufragio del piroscafo Oria, è una vicenda che noi ovviamente non abbiamo vissuto in prima persona, in quanto l'ha vissuta mia nonna e i miei nonni. E, cioè, è stata sicuramente una notizia devastante, perché alla fine a metà 1945, ovviamente tanti reduci stavano ritornando a casa e mia nonna ovviamente aspettavano ogni giorno speranzosi il ritorno a casa di questo ragazzo. E un giorno arriva come un fulmine un telegramma diciamo, attraverso i carabinieri, che andavano a notificare, diciamo, la perdita, cioè lo stato di disperso di questo ragazzo. Cioè, mia nonna era una persona molto credente, cioè è stata molto aiutata dalla fede, ha fatto molto ricorso alla fede. Io mi ricordo che lei mi raccontava che aveva fatto dire un sacco di suffragi, diciamo, per il figlio e per tutti i caduti, diciamo, del conflitto. E ovviamente, come dicevo prima, le notizie che avevo ricevuto erano molto confuse. Cioè, si diceva allora che alla fine della Seconda Guerra Mondiale, erroneamente chiaramente, e la nave che lo stava riconducendo a casa era stata bombardata dagli anglo-americani. In realtà era una notizia poco attendibile. E comunque, come dicevo poco a poco innanzi, diciamo, questo forte dolore è stato affrontato con grande dignità e con l'aiuto della fede. E, diciamo, ed è per questo che io da bambino, diciamo, mia nonna mi raccontava sempre di questa storia, mi è rimasta molto impressa e oggi sono orgoglioso, diciamo, di poterne parlare, di poter condividere, diciamo, questa memoria storica e di aver raggiunto quell'obiettivo, diciamo, di aver ritrovato la localizzazione del naufragio, cosa purtroppo che è stata negata ai suoi tempi, praticamente, ai parenti diretti. Grazie. La terza è? Come è nata l'iniziativa di cercare informazioni sul familiare di cui non si erano avute più notizie? Come hanno reagito i familiari, o cosa dicevano oppure ricordavano del familiare che era tornato dalla guerra? Allora, io posso dire che questa vicenda, seppur, diciamo, mi era rimasto impresso questi racconti della nonna, dove lei mi parlava sempre di questo zio che io non avevo ovviamente mai potuto conoscere, della sua vita da ragazzo, da quando andava a scuola. E questo ricordo è rimasto sempre impresso nella mia memoria. E purtroppo, come dicevo pochinanzi, siccome questa vicenda veniva vista come una vicenda indefinita, lontana, dei contorni molto, diciamo, sbiaditi, e la cosa, diciamo, la ricerca è nata casualmente perché un giorno mi ritrovavo sui social, su Facebook, che è un social che penso che usiamo ormai tutti, e ho letto un post di uno studioso italiano, di un colonnello che ha scritto un libro sulla vicenda di Kos, sull'isola di Kos. E ho letto casualmente questa parola Oria, naufragio del piroscafo Oria. E subito in quel momento è riaffiorato in me un qualcosa che mi ha incuriosito e mi ha portato a cercare di approfondire il tutto. E poi, diciamo, è stato, quando ho letto il nome di mio zio su questa lista, è stata un'emozione fortissima, come se fosse ritornato in
indietro negli anni e nel tempo, e cioè come se un'emozione praticamente che mi ha lasciato senza parole. Subito poi ho contattato gli altri familiari, le nostre storie più o meno erano tutte storie simili, storie uguali, e ad oggi diciamo le iniziative, ci sono state diverse iniziative, l'inaugurazione del monumento in Grecia, e ci sono poi altre iniziative, ci sono state in tutta Italia e sono pure oggi in programma. E posso dire che a volte nella vita bisogna essere fatalisti. Io penso che ci sia qualcuno che mi abbia guidato diciamo, per riscoprire diciamo, questa vicenda e poter fare qualcosa verso i miei nonni e verso la mia famiglia. Grazie. Della terza, adesso. Buongiorno, secondo me quella del naufragio dell'Oria è una vicenda terribile, una storia che mi ha lasciato inorridita, ma può morire tanta gente per un orientamento politico? Tutto ciò che è successo nel periodo nazista di certo non fa onore all'umanità. I deportati sono stati spogliati di tutto, dignità, libertà ed affetti. Nel racconto di Aldo Percival, la cosa che mi è rimasta più impressa è quando egli dice: per i tedeschi non eravamo più né soldati né uomini, ma soltanto traditori, e quindi meritavamo di essere trattati nel peggiore dei modi. Questa storia deve essere conosciuta da tutti al fine di sensibilizzare il cuore di ogni essere umano. Quindi cosa possiamo fare noi ragazzi per tenere vivo il ricordo di questo triste episodio? Qual è stata la deportazione? Allora, purtroppo diciamo che in questa tragedia, la tragedia dell'Oria, ci sono state delle responsabilità da parte del, come diceva il dottore Palermo prima, da parte del governo Badoglio, perché il governo Badoglio non valutò mai le conseguenze che potevano nascere dopo l'armistizio, perché poi in realtà, anche se si è parlato di armistizio, gli accordi con gli anglo-americani era quello che l'Italia avrebbe dovuto proseguire la guerra a fianco degli alleati. Quindi si trattava di cambiare rotta, cioè quelli che erano stati i nostri alleati diventavano i nostri nemici e quelli che erano i nostri nemici diventavano i nostri alleati. In più io poi ho scoperto che il governo Badoglio aveva preparato in realtà un dispaccio da mandare all'isola di Rodi, al comandante dell'isola di Rodi. Il comandante che era un tale ammiraglio Inigo Campioni. E in realtà però questo dispaccio, siccome non si poteva inviare tramite i canali praticamente dello Stato Maggiore, che erano andate fuori uso perché il governo e la monarchia erano scappati da Roma per rifugiarsi a Brindisi, cioè questo dispaccio era stato inviato con un corriere, con un capitano dell'esercito. Poi si scopre che questo capitano non riesce mai a partire, ancora il 9 settembre si trova in Italia. Si trova in Italia perché l'aereo che da Pescara doveva portare a Rodi non riesce a decollare per problemi atmosferici. Quindi a Rodi il comandante dell'isola, che rivestiva la doppia carica di amministratore, di governatore civile e di capo di tutte le forze dell'Egeo, l'Egeo 1000, riceve la notizia attraverso la radio. E purtroppo sull'isola c'è anche una divisione tedesca, la divisione Rodos. E questa divisione tedesca poteva essere benissimo neutralizzata se il comandante Inigo Campioni sarebbe subito passato all'offensiva, così come gli suggerivano i suoi generali. Purtroppo l'ammiraglio Campioni decise di non decidere, è un paradosso, procrastinò, pensò di trattare con il comandante della divisione tedesca, senza tenere in considerazione in maniera ingenua che i tedeschi non avevano nessuna parola, cioè perlomeno diciamo gli ufficiali tedeschi non erano affidabili, e quindi in maniera inspiegabile dichiarò la resa, ordinò la resa con la conseguente consegna delle armi ai tedeschi. Cioè questa resa fu accolta con sdegno dai militari italiani che in quel momento si sentirono traditi. E diciamo questo gesto, diciamo l'inettitudine possiamo dirlo, diciamo
dell'ammiraglio Campione, poi fu causa, diciamo, di, cioè fu causa di, non soltanto della tragedia dell'Oria, ma anche di altre tragedie che poi si susseguirono a partire da tutte le altre navi che affondarono o per causa degli alleati o per cause naturali. Cioè, perché si stima che sull'Egeo siano morti dai 15 ai 20.000 soldati italiani, cioè durante gli affondamenti perpetrati sia dalle cacciatorpediniere inglesi sia dall'aviazione nemica. Quindi alle volte l'irresponsabilità, la scarsa efficienza dei comandi italiani purtroppo contribuirono, diciamo, a peggiorare, a determinare certe tragedie. E poi lo stesso l'ammiraglio Campione stesso fu arrestato, condotto in Germania e successivamente fu di nuovo trasferito in Italia, processato e condannato alla fucilazione dal governo di Salone. Prego. Allora, volevo sottolineare un attimo l'ultima domanda che è stata posta, diciamo, i ragazzi si sentono impegnati in prima persona in queste, diciamo, nella memoria, nel tenere viva la memoria, no? E infatti hanno proprio detto, dice, ma noi che cosa possiamo fare, noi ragazzi, per mantenere viva questa memoria? E in effetti, diciamo, come scuola, in qualche modo, diciamo, si vuole fare qualcosa per questo. E per questo passiamo la parola al nostro dirigente scolastico. Grazie. Prima di rispondere volevo intanto ringraziare TPR per la presenza e perché così dà anche la possibilità ai cittadini di Randazzo di poter focalizzare e riflettere su questo momento particolare. Volevo ringraziare per le testimonianze perché ci fanno capire che la storia che noi leggiamo sui libri è solo parziale, è una visione della storia che è successa, poi i singoli dettagli, i singoli episodi ci fanno capire che ci sono anche letture diverse. In merito alla domanda, sono partito dal discorso che bisogna ricordare, noi stiamo ricordando, però vogliamo dare un segno più tangibile a questo ricordo e quindi a nome della scuola mi farò portatore presso l'amministrazione comunale di Randazzo, nella figura anche del sindaco signor Vgroi, di avere la possibilità di intitolare un luogo, una piazza, uno spazio che sarà a cura dell'amministrazione trovare in nome delle persone che hanno subito in termini di deportazione, in termini di morte violenta, il caso dei due militari sulla nave, così a Randazzo possiamo avere un ricordo tangibile di queste persone. Quindi mi farò portatore di questa richiesta a nome dell'istituzione scolastica, affinché tutta la cittadinanza di Randazzo possa avere effettivamente un ricordo tangibile delle persone randazzesi, in questo caso delle persone randazzesi che hanno subito questa immane tragedia, perché poi alla fine cosa hanno fatto? Hanno detto di no a quanto loro prima vedevano come un obbligo o come un ricatto, perché i partigiani o chi ha combattuto con i nazisti, molti non l'hanno fatto con grande piacere, però era una scelta politica e magari in quel momento ci si andava dietro, però nel momento in cui hanno dovuto fare una scelta volontaria, nel senso che io vado con i nazisti o non ci vado, allora lì è entrata la parte buona degli italiani, cioè di non seguire ad oltranza quella scelta scellerata da parte della Germania di sottomettere grande parte dell'Europa, e quella scelta, quel no, ha portato ai racconti che oggi abbiamo vissuto in maniera diretta, e noi per non dimenticare ci faremo portatori di questa richiesta. Grazie. Siamo a conclusione della nostra mattinata e di questa attività che è stata fatta proprio per ricordare
per mantenere viva la memoria. Ringraziamo tutti i nostri ospiti perché hanno reso possibile approfondire questa pagina della storia più diretta a noi, più vicina a noi, proprio attraverso le loro testimonianze. Quindi vogliamo ringraziare il dottor Palermo, col quale appunto stiamo collaborando già da qualche anno per portare avanti questa iniziativa nel giorno della memoria. Ringraziamo anche il signor Marco Vagliasindi, il signor Vito Gullotto e la signora Antonietta Garufi che hanno così gentilmente accettato il nostro invito e ci hanno veramente aiutato a capire meglio questa pagina dolorosissima della storia dell'Italia e anche della storia di Randazzo. Grazie ragazzi, noi a conclusione vogliamo omaggiare la signora Floreale da parte nostra. Grazie a tutti ragazzi e buon rientro. Allora, scusate un attimo, io volevo rivolgere un ringraziamento innanzitutto al dirigente scolastico per l'impegno che si è fatto adesso promotore di un impegno che ci rende onore. E nello stesso tempo voglio ringraziare tutti i docenti, tutti gli alunni che con grande impegno e con grande interesse avete partecipato a questa manifestazione. Grazie a tutti nuovamente.